Tracciare il bilancio di 4 anni di lavoro in poche battute è assolutamente un'impresa non facile, però noi ci abbiamo provato e ci siamo riusciti mettendo insieme un documento particolarmente carico di informazioni che sono però la sintesi di quello che è stato fatto da sottoscritto dal mio team in questi quasi 4 anni. Ricordiamo che noi venivamo appunto dalla riforma. Il primo punto è stato quello di passare dal porto di Venezia all'unificazione e alla creazione del sistema portuale Veneto con la piena integrazione del porto di Chioggia all'interno delle nostre strutture, cosa che non è stata per nulla facile e che ha impiegato moltissimo tempo da parte di tutte le strutture, particolarmente di quelle demaniali. Questo ci permette però ora di vedere con maggior fiducia il futuro anche dello scalo di Chioggia per dare una maggiore capacità di creazione di economie e posti di lavoro all'interno della regione e di utilizzare fino in fondo le complessità del nostro sistema portuale. Moltissimi sono i dati che troverete in questo documento: 286 milioni di euro di investimenti e lavori in corso, 45 quelli già conclusi. Recentemente abbiamo sbloccato il grande tema degli escavi, ci sono oltre 25 milioni di euro pronti per essere investiti, e le procedure sono state tutte ormai finalizzate e le draghe sono in funzione, quindi anche il vero grande problema di questi anni è in via di risoluzione. E poi tanto e tanto altro ancora: investimenti infrastrutturali, crescita, investimenti di prospettiva che devono far sì che questo porto e questo sistema portuale possano sempre di più svolgere quel grande lavoro al servizio del proprio territorio, dell'economia della città. Ricordiamo che la sana e buona occupazione è il vero grande tema che può permettere a questa città di uscire anche dalla dipendenza rispetto alla monocultura turistica, che è stato uno degli elementi che più ha messo in ginocchio recentemente la nostra città a causa di Covid-19, dell'epidemia mondiale. È evidente che siamo passati da una situazione dove 4 anni fa molte incertezze erano sul campo, e stiamo andando invece in una direzione di un sistema portuale integrato all'economia regionale e nazionale e finanche europea. Ricordo solo 35 milioni di euro in oltre 23 progetti europei in questi 3 anni e mezzo. Questo ci dimostra anche la grande credibilità che siamo riusciti a costruire rispetto alle istituzioni europee e al fatto che lavoriamo all'interno di una rete di connettività sicuramente continentale. Quindi il sistema portuale Veneto, finalmente compiuto e messo in una architettura istituzionale funzionale, ha tutte le caratteristiche per ripartire di slancio appena la grande crisi terminerà, dimostrando tutta la sua grande resilienza, essendo un grande porto commerciale, passeggeri e industriale, caratteristiche che pochi altri porti in Italia possono vantare.